Ciao, sono Ilaria. Oggi volevo parlarvi del trucco sposa. Andrò a fare una versione classica, quindi molto più leggera, e una versione più alternativa, perché comunque ci sono delle spose che sono un po' più estrose. Inizio partendo da quello più semplice. Io comunque ho la base già fatta, quindi ho usato il fondotinta, il correttore, ho usato i colori grassi per fare un po' di contouring, blush, cipria e ho fatto anche le sopracciglia. Quindi adesso inizio facendo con una matita marrone una bordatura leggera. E poi andrò a fissare con l'ombretto. Perché siccome il matrimonio durerà tanto, così si dura di più anche la matita. Facciamo lo stesso passaggio sotto. Fisso ancora con l'ombretto. L'ombretto deve essere dello stesso colore della matita. Quindi anche questo è un colore nocciola marrone. Perfetto. Poi faccio una mezzaluna leggera, sempre con un colore caldo, un terra. Sfumo sulla palpebra fissa. Prendo un pennello diverso. Più a lingua di gatto e applico sulla palpebra fissa, no, mobile, un colore perlato per dare luminosità. Dopo questi passaggi prendo ancora il colore perlato e lo metto sotto il sopracciglio per dare ulteriore luminosità. Ok, poi mascara. Io avevo già piegato le ciglia. Adesso passiamo alle labbra. Le labbra, una matita color carne. Faccio il contorno labbra. Con un pennellino prendo un rossetto color carne. Per dare ulteriore luce al viso, aggiungo un po' di gloss al centro delle labbra. Il primo trucco è concluso, quindi questo è il risultato. E adesso iniziamo con l'altro che invece è un po' più pesante. Quindi prendo un color terra. E lo metto su tutta la palpebra mobile. Lo intensifico con un colore più scuro. Prendo un pennellino più piccolo e faccio lo stesso passaggio sotto l'occhio, nella rima inferiore. Dopo aver fatto questo passaggio sulla palpebra mobile, andiamo a sfumare verso la palpebra fissa con un colore nocciola grigio. Intensifico di più ancora lo sguardo in marrone. La piega dell'occhio. Sfumo. Il risultato di questo trucco è uno smokey molto leggero, che però comunque è molto più forte rispetto a questo trucco. Dopo aver sfumato tutto il colore, prendo l'eyeliner
con il pennellino apposta e faccio una riga. Sempre come per l'occhio precedente, prendo il colore perlato e lo metto sotto il sopracciglio. Poi per le labbra, matita rosso, rossetto. Ripasso la cipria. Di blush. I due trucchi sono finiti, quindi questo, che è quello classico, ho messo un colore perlato sulla palpebra mobile, ho sfumato con un marroncino, mascara, bordatura sotto, bordatura sopra, colore carne, e quindi questo è il classico trucco da sposa, per una sposa comunque che non è molto abituata a truccarsi e che comunque vuole essere bella al giorno delle sue nozze. Invece questo, allora ho fatto uno smokey molto leggero sull'occhio con marrone, grigio, bordatura, eyeliner, rossetto rosso, mascara. Quindi questo è un trucco molto più pesante per una sposa che è un po' più eccentrica e, ed è molto abituata a truccarsi. Concludo dicendo che l'importante è che la sposa sia bella e soprattutto che si senta bella. Quindi spero che vi sia piaciuto, grazie, alla prossima!